Tanti messaggi di cordoglio a partire dalle più alte cariche dello Stato, ma tanti messaggi dei saluti anche sui social, così come ci riferisce il nostro Luca Pompei che abbiamo in diretta. Buon pomeriggio, Luca. Sì, buon pomeriggio a te Fabio. Allora, oltre 15.000 persone raggiunte, circa 3.000 interazioni per la notizia del giorno, la scomparsa dell'ex presidente del Senato, l'abruzzese Franco Marini. Almeno un centinaio di messaggi, li andiamo rapidamente a scorrere sul nostro profilo Facebook. Segno evidente che Franco Marini era molto amato in Abruzzo. Vi citiamo qualche commento, un messaggio dei nostri amici di Facebook. Caro Lafebo, l'ho conosciuto, un uomo d'altri tempi. Flavia da Francavilla, una preghiera per un brav'uomo, onesto e leale. Poi Massimo Di Carlo, buon viaggio, presidente. E poi un messaggio di un italiano all'estero, Alberto Petrini, che scrive in francese le più sincere condoglianze. Poi Laura Oberti, gran bella persona, e tanti, tanti altri messaggi che sto scorrendo rapidamente sul nostro profilo Facebook. Segno, lo ripeto, Fabio, che Franco Marini era molto, molto amato dagli abruzzesi. A te la linea.